Epistola di Paolo ai Colossesi, capitolo 2, così dice il verso 9: poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, e in lui voi avete tutto pienamente. In lui voi avete tutto pienamente. In Gesù abbiamo tutto. È interessante notare chi è lo scrittore che dice che in Cristo abbiamo ricevuto tutto pienamente. Ma non solo è interessante notare chi è lo scrittore, è interessante anche notare in questo momento dove si trova lo scrittore. Scrive da una fredda prigione e dalla prigione lui dichiara ad una chiesa libera: in Cristo avete tutto e tutto pienamente. Io stasera voglio parlarvi di ciò che Cristo può dare e che nessun uomo può dare, di ciò che Cristo può soddisfare, di come Cristo può soddisfare la nostra vita e che nessuna religione può dare, nessun uomo, nessuna potenza di questo mondo può darci quello che ci dà Cristo. Innanzitutto, voglio dirvi che in Cristo noi abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. In Cristo ci ha dato il perdono di tutti i peccati, qualcosa che nessun uomo può fare, qualcosa che nessuna religione può fare. Cristo ha perdonato i nostri peccati. La Scrittura lo dichiara in maniera limpida, in maniera aperta, in maniera che non lascia alcun dubbio. Egli ha vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli, tutti i falli. Io non so qual è il peccato che grava sulla tua anima, non so cosa non ti fa dormire, non so cosa ti opprime, ma so una cosa: che Gesù può liberarti da ogni peccato. So una cosa: che se credi, il perdono è anche per te, la remissione è anche per te. Mi correggo, il perdono di tutti i peccati è anche per te. La remissione completa di ogni peccato è anche per te, perché in Cristo hai ricevuto tutto. Abbiamo ricevuto tutto in Cristo, abbiamo questa libertà. Abbiamo ricevuto il perdono di tutti i falli, perché Egli ha cancellato l'atto accusatore. E se c'è stasera qualcosa che nella tua anima ti accusa, io voglio dirti che in mezzo a noi non c'è qualcosa che ti scusa, ma c'è qualcuno che ti perdona, e questo qualcuno ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Non c'è accusatore che abbia un nome al di sopra di questo nome, perché il nome al di sopra di ogni altro nome è Cristo Gesù, di fronte al quale ogni ginocchio si deve piegare, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Anche l'accusatore si deve piegare davanti a questo nome glorioso. Ma non solo egli ha perdonato i nostri peccati, egli ha fatto di più, perché in lui abbiamo tutto. Egli non solo ha perdonato e ci ha perdonato da tutti i peccati, ma egli ci ha anche liberati dalla potenza del peccato. Quante schiavitù dominano nella tua vita, quanti vizi ti tengono legati e non ti fanno stare bene, ti fanno perdere talvolta la pazienza, la gioia, la felicità, perché una schiavitù è pur sempre una schiavitù. Ma stasera noi abbiamo uno che è in grado di liberarci da ogni tipo di schiavitù, perché egli ha non solo il potere di perdonare i nostri peccati, ma egli ha anche il potere di spezzare i legami del peccato. Egli ha anche il potere di annientare la forza del peccato. Egli ha anche il potere di mettere fine a ogni timore, a ogni paura, a ogni schiavitù che fino adesso ti ha tenuto tristemente legato. Forse magari sei schiavo anche di qualche malattia come
la depressione, la malattia dell'anima. Gesù è venuto per dare una vita esuberante ed Egli è qui in mezzo a noi per liberarti anche da questa schiavitù. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che soffre di questa tristezza, Egli è in mezzo a noi per darti una gioia ed una gioia completa. L'Epistola agli Ebrei, al capitolo 2, il verso 15, dice che Egli, Gesù, è venuto per liberare tutti quelli che per il timore della morte erano tenuti schiavi tutta la vita. Egli è venuto per liberarci dalla morte. E quale uomo può fare questo? Quale religione può darti una speranza che ti fa superare l'idea della morte, il baratro di questo passo che per forza dobbiamo fare io e te? Gesù, che non è una religione, Gesù, che è il Figlio di Dio, è venuto per liberarci dal timore della morte. Gloria a Dio, perché noi non abbiamo sperimentato soltanto il perdono dei peccati, non abbiamo sperimentato una potente liberazione soltanto dal peccato, ma abbiamo sperimentato qualcosa di molto di più, di molto più ampio, di molto più potente, ed è la liberazione dalla morte, la paura della morte, il timore. Nel mondo non si dorme per questa parola, nel mondo si va avanti cercando in maniera superstiziosa o in altre tante maniere di allontanare l'idea, ma più pensi di allontanare quest'idea e più ti rendi conto che fa parte della tua vita, che non puoi cancellarla, non te ne puoi liberare, non puoi metterla da parte, è un bagaglio che devi per forza portare in mano, te ne devi per forza rendere conto che prima o poi è un appuntamento che ti appartiene. E siccome nel mondo non c'è speranza, e forse neppure in testa si c'è speranza, vivi tristemente intorno a questo pensiero, ti fa paura l'idea, cerchi di appoggiarti a qualcosa di superstizioso per allontanare il fatto, l'episodio, ciò che ti tiene schiavo. Io voglio dirti che Gesù è la vita, che Gesù è la via, che Gesù è la verità, alleluia. E noi non possiamo andare a Dio se non per mezzo di Gesù. E quando andiamo a Dio per mezzo di Gesù, noi ci rendiamo conto anche che Gesù è potente a liberarci dalla morte, dal pensiero della morte. Un'opera che nessuno può fare, un'opera che nessuno può proclamare. Cristo Gesù invece sulla croce aveva al suo fianco proprio qualcuno che era destinato a morire. Mancavano pochi minuti che quella persona potesse chiudere gli occhi e morire. La sua destinazione sarebbe stata sicuramente il risultato di una vita mal condotta. Ma Gesù, attraverso la sua parola, gli toglie il timore, la paura della morte e gli apre la gioia del cielo. Oggi ti dico che tu sarai con me, oggi, in paradiso. Chi può dare questa certezza? Chi può dare questa speranza? In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Sì, perché chi crede in Gesù non ha creduto in una nuova religione. Chi crede in Gesù non ha creduto in uno dei tanti fondatori di religioni. Chi crede in Gesù non ha creduto in un Dio come altri. Chi crede in Gesù ha creduto nel Signore, ha creduto in Dio, perché noi diciamo pubblicamente che Gesù è il Signore, che Gesù è il Signore, e in Lui noi abbiamo ricevuto tutto pienamente. La sua vita donata per noi ci ha permesso di avere la vera vita, la sua morte ci ha fatto vivere, e noi siamo grati a Dio perché stasera siamo viventi in Cristo. E quest'opera Dio attraverso Gesù la può compiere anche in te che ci stai ascoltando per le prime volte. Voglio dirti anche che Egli è in grado
di prometterti qualcosa che nessun uomo può prometterti. L'uomo, suo malgrado, nonostante i suoi limiti, può prometterti anche una vita agiata, magari di successo, può prometterti una vita piena di soldi, può prometterti una vita, materialmente parlando, sicura, ma non può fare progetti dopo questa vita. Non c'è uomo che possa garantirti, attraverso un'assicurazione, la tua destinazione dopo questa vita. Gesù invece è venuto perché noi possiamo avere vita e vita eterna. La nostra speranza non è qui. Egli ci ha dato di più. Egli è con noi in questa terra. Vive con noi, vive per noi. Io sarò con voi in ogni tempo, fino alla fine dei tempi. E noi siamo grati a Dio per la sua presenza. Ma Paolo ci ha dato una speranza maggiore. Ha detto: non sperate in Cristo per questa vita soltanto. E noi vogliamo non solo sperare in Cristo per questa vita, ma vogliamo sperare in Cristo anche per la vita eterna. Perché credi o non credi, da qui te ne devi andare. Ateo o non ateo, da qui te ne devi andare. Religioso o non religioso, da qui te ne devi andare. Credente o non credente, te ne devi andare. Forse tu stai escludendo l'idea che Dio esista, escludilo pure. Un giorno sarai davanti a Lui. È meglio essere davanti a Lui come un riscattato, come un credente, come uno che in una riunione così semplice l'ho accettato come personale salvatore, che andare di là come un ateo, come uno che non ha creduto, come un semplice religioso, come un buon lavoratore. Ma con tutta la nostra giustizia noi ci presenteremo davanti a Dio come un panno sporco. Chi è in grado di lavare questo panno è il sangue di Gesù, che ha versato sulla croce per noi, per tutti i nostri peccati. Egli non solo è in grado di prometterci la vita eterna, ma Egli è in grado anche di darci, mentre viviamo su questa terra, una vita vittoriosa. Egli non ci ha lasciato qui, Egli non ci ha parlato solo di qualcosa che vivremo. Egli ci ha proprio detto e ci ha proprio assicurato che ci avrebbe dato su questa terra gli anni che avremmo vissuto una vita esuberante. Ed è vero, perché noi testimoniamo di questa vita. Giovanni scriveva: noi vi parliamo di ciò che abbiamo udito, ma anche di ciò che abbiamo visto, e ne siamo testimoni. E noi siamo testimoni che abbiamo udito la parola di Dio, ma abbiamo visto anche Dio all'opera nella nostra vita. E vi vogliamo dire di più, vogliamo dirvi che la parola di Dio che vi viene predicata stasera ha l'efficacia, ha la potenza per manifestare stasera stesso l'opera di Dio nella vostra vita. Colui che ha iniziato in voi un'opera, per certo la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù il Signore. Io non so quali sono i tuoi bisogni, non sarei in grado di soddisfarli, ma Gesù conosce ogni cosa ed Egli è in grado di soddisfare pienamente ogni tuo bisogno. Non conosco i motivi delle tue lacrime, non conosco i motivi dei tuoi disagi, non conosco i motivi della tua oppressione, ma conosco un grande liberatore. Colui che ha liberato l'anima mia dal potere della morte e del peccato è in grado stasera di liberare l'anima tua dal potere delle tenebre, dal potere del peccato, dal potere della morte, e farti uscire da questo locale sano spiritualmente, vivo, ripieno di gioia, perché il Figlio di Dio è venuto per questo, per dare vita, e vita esuberante. E ciò che Egli promette, Egli lo fa, perché Egli è fedele, ed è fedele colui che fa le promesse. Amen. Chiniamo il capo, fratelli, mentre preghiamo il Signore con tutto il nostro cuore.